Studio Altesis, sulla birra cala il valore condiviso. Birra, produzione a rischio per il climate change. Tutto pronto per la finale dello Stella Artois Draw Master. A Bologna c'è più gusto con QBA. A Padova una nuova fabbrica di Pedavena. Oreca Short News è offerta da Rime Uve Cup. Partecipa al Craft Competition 2024. QBA vi aspetta a Bologna, a C'è più gusto, dal 21 al 22 ottobre. Maschio dei Cavalieri, la differenza è nel cuore. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Oreca Channel Italia. Torniamo oggi a parlare di birra e l'andamento negativo che purtroppo registra nei consumi in questo 2023. La notizia è su tutti i siti e sui più autorevoli quotidiani come il Sole 24 Ore, che titola: birra in crisi, perdita di valore aggiunto per la filiera di 120 milioni di euro nel primo semestre, con un meno 3% di valore condiviso. I dati sono ricavati dal settimo rapporto La creazione di valore condiviso nel settore della birra in Italia, realizzato da Altesis. Le conclusioni sono altrettanto negative. Secondo l'analisi, a rischio l'occupazione e il valore aggiunto che la filiera birra porta al paese. Secondo lo studio, l'effetto moltiplicatore del valore, che cresce per ogni passaggio nella filiera brassicola, vale purtroppo anche al contrario. In altre parole, se entrano in crisi i produttori, che rappresentano una minima parte del valore condiviso che la birra porta al paese, ne risente tutta la filiera. Altra news che desta preoccupazione è un tema questo che, data la sua rilevanza, tocchiamo sovente qui ad Oreca Channel Italia e che ora notiamo è rilanciato e denunciato da tante altre testate, riguarda il cambiamento climatico che minaccia le produzioni di birra in Europa, dove, a causa dell'aumento delle temperature e della siccità, entro il 2050 si prevede un significativo calo delle quantità e delle qualità del luppolo usato per aromatizzare la bevanda. A supporto di questa infausta previsione c'è un nuovo autorevole studio pubblicato da Nature Communication, da un gruppo internazionale di ricerca coordinato dall'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca. Insomma, è tempo di pensare seriamente come invertire questa deriva. Nel frattempo però nel mondo birra non mancano le buone notizie e le belle iniziative, utilissime per promuovere e valorizzare la bevanda maltata, come la finalissima del contest organizzato da Stella Artois Draw Master 2023, dove sarà premiato il miglior spillatore di birra d'Italia. Ce ne parla Nicola Delle Foglie, Trade Marketing Executive Out of Home di AB InBev Italy. Ciao a tutti gli ascoltatori di Oreca Channel, oggi vi racconto dello Stella Artois Draw Master Italia, un programma che ha l'obiettivo di ricercare il miglior spillatore italiano di Stella Artois. Quest'anno siamo arrivati alla quarta edizione del programma e abbiamo coinvolto 499 locali e più di 100 distributori di bevande nell'iniziativa. Ma la vera novità sono state le semifinali. Abbiamo fatto un tour passando da Napoli, Bologna, Torino e Vicenza, in cui abbiamo invitato i 120 migliori a sfidarsi a colpi di spillatura per aggiudicarsi i 10 posti per la finalissima del 26 ottobre. Una finale che avrà un sacco di novità e tanti colpi di scena rispetto all'anno precedente. Qual è il nostro obiettivo con questo programma? Noi vogliamo far capire e trasmettere i valori del marchio Stella Artois e la qualità di questo fantastico prodotto, che, se servito nella maniera corretta, regala ancora più emozioni. Il gran finale dello Stella Artois Draw Master 2023 è fissato per il 26 ottobre al Magna Pars di Milano, dove, oltre al contest, la giornata ha in programma una serie di conference dedicate alla birra. Fra gli speaker, Alberto Scola, Elvira Ackerman, Camilla Rocca, Alessio Lana, Silvio Lo Sapio, Flavio Dacomo e Carmine Monaco. Fra le altre manifestazioni dove la birra sarà protagonista, segnaliamo C'è più gusto a Bologna il 21 e il 22 ottobre, un evento il cui claim è già tutto un programma. Siamo quello che mangiamo, lasciateci godere. Fra le aziende presenti, QBA con la sua collezione di birre speciali. Ecco l'invito che rivolge agli ascoltatori di Oreca Channel Italia Lorenzo Bossi, brand manager di QBA, che è sempre di corsa e pronto a vivere un mese molto caldo. Lorenzo. Ciao Giuseppe, sì, ottobre sarà per noi un mese molto caldo. Il 21-22 ottobre saremo anche a Bologna per il festival C'è più gusto, organizzato dal gruppo editoriale Gedi. Tutte le informazioni sull'evento saranno sul sito ilgusto.it e naturalmente tutti gli appuntamenti saranno su qba.bir. Veniteci a trovare per scoprire in anteprima i laboratori e le birre che porteremo in degustazione. Ciao!
Ed ecco la quinta news di oggi che lasciamo al nostro inviato speciale. Nella birra bisogna crederci, così come hanno creduto i ragazzi che hanno inaugurato a Padova la nuova fabbrica in Pedavena. Il locale si aggiunge alle 18 birrerie fabbriche in Pedavena aperte in tutta Italia su un'idea di Birra Castello S.p.A. Il nuovo locale ha 162 posti a sedere ed è stato completamente rigenerato dopo l'incendio del 2016. Beh sì, l'investimento è stato notevole, 1 milione di euro circa, ma ne valeva la pena, il locale è bellissimo, anzi di più, atmosfera, fascino e ottima birra. E i beer lovers potranno rifarsi la bocca con le buonissime birre firmate Pedavena, ma rifarsi anche gli occhi ammirando gli ambienti e i dettagli dello storico birrificio, come la meravigliosa sala di cottura risalente al 1928 e gli affreschi interni degli anni 30, insieme alle prime locandine dei prodotti simbolo del territorio delle Dolomiti bellunesi. Wow, che meraviglia! Tutto molto bello e tutto molto buono. E allora io vado!